accompagnato il dato sulla domanda offerta di credito, come viene misurata dal nostro istituto di ricerca. Questi sono dati di format che vengono rilevati ogni trimestre a partire dalla fine del 2008. L'11,4% dei dati, quella freccia azzurra che vedete in alto a destra, ha chiesto credito nell'ultimo periodo agli istituti di credito. Quante imprese di questo 11,4% hanno visto accogliere la domanda di credito? Sono state con un importo pari o superiore alla richiesta, sono state il 26,4%, ma il 24,48% ha visto accogliere la domanda di credito con un importo inferiore alla richiesta e il 25,2% ha visto non accogliere affatto la propria domanda di credito. A sinistra vedete le curve, la curva rossa è la curva dell'irrigidimento che somma le domande accolte dalle banche ma con un ammontare inferiore più la percentuale delle imprese che hanno visto rifiutare la domanda di credito. La curva blu è la curva della stabilità delle imprese che hanno ricevuto il credito senza alcun problema. Come vedete il dato si sta fortemente divaricando rispetto al passato, rispetto all'inizio stesso della crisi, segnando delle indubbie difficoltà presso il tessuto delle imprese italiane, che nei paesi europei, nei paesi avanzati, è quello che più di altri dipende dal finanziamento delle banche, degli impieghi per effettuare i propri investimenti, molto di più rispetto ai paesi del nord Europa o rispetto ai paesi anglosassoni, dove da sempre invece vengono utilizzati per finanziare gli investimenti strumenti anche extra bancari, pensiamo solamente alle obbligazioni oppure a formule differenti dal ricorso al credito bancario. Abbiamo di seguito la situazione presso le imprese del commercio, che è un dato peggiore rispetto al dato presso tutte le imprese italiane, con solamente il 23,8% di domande accolte senza alcun problema da parte delle banche, domande di credito sul 10,8% di imprese che hanno fatto richiesta. Il dato fa in qualche modo un match con l'incidenza della pressione fiscale in Italia. Al marzo del 2014 siamo al 44,3% ed è un dato che in qualche modo, diciamo, col quale i nostri imprenditori si devono confrontare per pensare le proprie politiche di sviluppo, un dato poi che è ancora è aggravato se si pensa a quella che è la pressione fiscale, diciamo, non apparente, ma quella legale, la vera, cioè quanto realmente stiamo pagando, stiamo sostenendo gli oneri contributivi fiscali al netto di coloro che invece magari le tasse non le pagano. Siamo al 56,1%, sono dati Istat dei conti nazionali, e che vedono poi l'Italia al quinto posto per quanto riguarda la pressione legale apparente, e staremmo al primo posto se si considerasse la pressione fiscale vera. Il clima di fiducia dei consumatori, eravamo al 107,5%, sono punti base, nel gennaio del 2010, la crisi era già iniziata da 2 anni, siamo tornati nel gennaio del 2014 al 101,7, un miglioramento quindi è in corso, c'è stato, purtroppo siamo ancora lontani dal tornare a quella che era la fiducia dei consumatori soltanto 3 anni fa e anni luci rispetto a quella che era invece prima della crisi, perché è importante